per prima cosa spennellare la superficie di una casseruola 24 cm con dell'olio extravergine d'oliva. Mettiamo un po' di pangrattato e spargere tutta la superficie. Successivamente mettiamo il riso al pomodoro avanzato e lo stendiamo la metà con l'aiuto delle mani. Create, diciamo, una sorta di fossetta per accogliere poi la farcitura. Adesso cosa facciamo? Mettiamo le melanzane che abbiamo fritto in precedenza, mettiamo anche del formaggio a piacere, io galbanino, quindi richiudete con il rimanente riso, c'era una foglia di basilico, poi stendiamo un altro po' d'olio di sopra, successivamente mettiamo anche un altro po' di pangrattato e lasciamo cuocere con il proprio coperchio 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, prendiamo un piatto e mettiamo il nostro riso. Quindi aggiustiamo bene nella padella, coprite di nuovo col coperchio e lasciamo cuocere altri 10 minuti. Questo è il risultato finale. Come potete vedere, fila, è come se fila, una vera bontà. Consigliatissimo, un bacione.